Sindaco, siamo ai piedi della collina di Trivento, su una ponte, Ponte Rio, che collega Roccaivara, collega anche numerose contrade del paese, a poca distanza dalla zona industriale, a pochissime centinaia di metri dalla fondovalle Trigno. C'è un progetto ambizioso, un progetto al quale ha aderito il Sud, hanno aderito oltre 60 amministrazioni del solo Molise. Di cosa si tratta? Ma nell'ambito del Recovery Fund, che sappiamo sarà uno strumento che applicato bene sarà un motivo di sviluppo per tutti i paesi europei, ma nell'ottica del Recovery Fund si prevede che il 70% delle risorse vengano destinate ai territori del sud, i territori del sud di ogni Stato dell'Europa. Noi del sud Italia, noi sindaci, ci siamo sentiti, si è creato un movimento molto importante, il Recovery Sud, con sindaco capofila il sindaco di Acquaviva delle Fonti in Puglia. Naturalmente è un movimento di sindaci, di giunte comunali, che va dal Molise all'Abruzzo a scendere fin giù appunto Puglia, Calabria, Sicilia. Ognuno di noi ha aderito firmando un protocollo, anche aderendo appunto con una delibera di giunta. È una cosa importante anche. Abbiamo presentato anche dei progetti e il progetto che ha presentato appunto la mia giunta è appunto una strada che noi siamo proprio dove poi dovrebbe arrivare questa strada. È una strada che appunto costeggerà il torrente Rivo e partirà per il momento dal ponte della contrada Codacchio, costeggerà appunto il torrente e arriverà appunto dove c'è questo ponte della provinciale che collega Trivento centro con tante contrade. Al momento quali sono le risorse economiche a disposizione e quale potrebbe essere il passo successivo in vista del progetto e realizzazione di questa opera viaria? Sono ancora in via di definizione a livello europeo le somme totali, ma contiamo appunto, ecco perché si è creato questo movimento di sindaci, proprio per sensibilizzare il governo italiano a fare in modo che le risorse, una gran parte, sulla carta del 70%, e noi contiamo che si arrivi a questo, perché tanto c'è da fare per mettersi al pari passo con le regioni del nord. Naturalmente si parla subito, la differenza si vede subito col PIL, col tasso di disoccupazione. Noi vogliamo appunto che si superi il gap che c'è attualmente a livello di rete di elettrificazione, di rete viaria, di rete ferroviaria. Sono tutte cose importanti che una volta realizzate sicuramente toglieranno questo gap tra nord e sud e ci sarà uno sviluppo più omogeneo per quanto riguarda la nostra Italia. Una svolta anche per l'occupazione nel comparto delle costruzioni? Sicuramente sarebbe una svolta anche in questo comparto, ma immaginate appunto, una volta realizzata questa strada, come si possa creare un indotto maggiore per tutti. Migliorando la viabilità si creerebbero i presupposti per uno sviluppo di tutto il territorio nel complesso.